Riguardo alla meccanica quantistica, ai suoi paradossi, voglio ricordare che non ignoro l'interpretazione standard di Copenaghen, secondo cui le particelle, gli elettroni, finché non vengono osservati, si trovano in uno stato di indeterminazione, ma il collasso della funzione d'onda, secondo questa interpretazione, avverrebbe a causa di una perturbazione del sistema, cioè dall'utilizzo di strumentazioni che perturberebbero lo stato di onda degli elettroni. Nella fattispecie, per esempio, nell'esperimento delle due fessure, sarebbe, secondo l'interpretazione standard, la luce utilizzata per rilevare la presenza e l'attività degli elettroni a interagire con l'elettrone e quindi a farlo collassare in una particella stazionaria. Per cui, di base, gli elettroni e le particelle sarebbero onde e quando vengono osservate attraverso i fotoni della luce, collasserebbero in particelle stazionarie. Però ci sono fisici come Fabrizio Coppola che fanno notare questo, che il fascio di fotoni usato per rilevare l'attività degli elettroni viene posto dietro le fessure, non davanti. Quindi, quando l'elettrone passa per una delle due fessure, è già avvenuto il collasso della funzione d'onda. Perché la luce è presente dopo che l'elettrone ha già intrapreso una delle due fessure. Questo secondo la descrizione di Fabrizio Coppola e di altri fisici che riportano in questo modo la descrizione del fenomeno. Quindi io non è che presupponga che sia vera l'interpretazione di Fabrizio Coppola. Semmai faccio notare che sono coloro che dissentono a priori dalla descrizione di Coppola che dovrebbero quantomeno farci i conti. Invece glissano proprio il problema dicendo che è falso. È falso perché? Perché la maggior parte direbbe invece il contrario. Non funziona così né in ambito scientifico né soprattutto in ambito logico-dialettico. Poi, cari contestatori, dovreste ringraziare, ad esempio, il sottoscritto, perché contestatori scientisti che vogliono difendere una visione razionalista appunto del reale, dovrebbero ringraziare persone come me che cercano di mostrare come i paradossi quantistici non siano contraddizioni del reale, non violino il principio di non contraddizione. Perché sembrerebbe così, ma non lo è. Lo è solo nelle interpretazioni materialiste che costituiscono paradossi. Cioè, in poche parole, l'interpretazione materialista che presuppone una certa struttura metafisica ontologica del reale porta a interpretare quei paradossi, appunto come paradossi. Ad esempio quello di Wheeler, quello di Mendel, ma soprattutto quello di Wheeler, della retroattività, che è un vero paradosso, è veramente assurdo, è veramente impossibile. È veramente impossibile che nel modello materialista una coscienza attuale possa modificare il percorso di fotoni presenti miliardi d'anni prima della comparsa di quella coscienza. Nel paradosso di Wheeler avviene questo, cioè è il modo di osservare il fenomeno che riguarda la propagazione dei fotoni provenienti da quasar distanti miliardi d'anni luce dalla Terra che crea questo paradosso, perché appunto il collasso del fotone viene stabilito a posteriori da come gli scienziati stabiliranno di osservare poi quel dato evento. Perché dovrà accadere quel collasso? Perché a un certo punto i fotoni che provengono da quei quasar impatteranno contro la lente gravitazionale delle galassie, la cui massa crea questa distorsione gravitazionale. Per cui la luce di questi quasar, quando si imbatte in queste lenti gravitazionali, o deviano a sinistra o a destra rispetto a questa lente. Ecco, quello che accadrà, cioè se deviano a sinistra o a destra, dipenderà dal paradosso secondo il paradosso di Wheeler, dalle decisioni, dal modo, diciamo, di stabilire come avverrà l'osservazione di quel fenomeno, ma a posteriori, appunto. Quindi si determinerebbe
dal presente un viaggio di alcuni fotoni che è avvenuto miliardi di anni prima. E questa è una contraddizione, che l'effetto venga prima della causa. Ma, di nuovo, è nel materialismo che avviene tutto questo, dove si presuppone che esista uno spazio e un tempo assoluti, una realtà estesa assoluta dalla coscienza, intesa in modo trascendentale, e che quindi l'unico modo di descrivere il paradosso sia questo, ma all'interno di quel modello. Invece, in altri termini, secondo il paradigma idealista, non ci sono tutti questi problemi. Non c'è un tempo che scorre con un universo oggettivamente materiale in cui avvengono fatti prima che qualcuno li osservi. C'è una compresenza, la realtà esiste già tutta da sempre, eternamente. E non esattamente in forma materiale, o perlomeno non nel tipo di materialità che è stato ipotizzato dal materialismo, ma esiste in un tipo di materialità che coincide con l'idea sensibile. Cioè la materia è idea sensibile, eternamente emanata, manifestata all'interno di una coscienza trascendentale infinita, che è l'universo stesso, cioè la realtà è un essere vivente eterno e tutti gli esseri viventi finiti sono configurazione, no, non mi piace il termine, sono prospettive eterne ma finite di quest'unica prospettiva eterna ma infinita. Ebbene, quindi ci tenevo a precisare tutto questo e ho fatto anche dei video articolati dove ho spiegato abbastanza bene tutte queste tematiche, proprio sulla meccanica quantistica, e appunto che non avviene una reale violazione del principio di non contraddizione. Per esempio, il fatto che l'elettrone sotto forma di onda, ammesso che l'elettrone sia, attenzione, dobbiamo sempre tenere a mente che l'elettrone, come l'intera realtà, non è la definizione che ne diamo. La definizione è una rappresentazione che può essere corretta, ma anche scorretta, quindi non è automatica che sia vera. Potrebbe. Tuttavia, immaginando che l'elettrone di base sia un'onda, non è una contraddizione che sia in tutti i punti dell'orbitale di un atomo. Perché? L'onda è già distribuita in modo esteso lungo una certa porzione di spazio. Sarebbe una contraddizione se un singolo elettrone fosse contemporaneamente presente come particella stazionaria in tutti i punti dell'orbitale, perché sarebbe una reale violazione a quel punto, perché la particella stazionaria non può stare in più posti simultaneamente, o in un posto o in un altro. Invece, sotto forma di onda non c'è questo problema perché non è nella forma di particella stazionaria. Solo in quel caso ci sarebbe la violazione del principio. Se ricordo bene il nome, un certo fisico, Ashfar, sembrava avesse mostrato un paradosso reale, cioè che si fosse osservata simultaneamente la particella all'elettrone, sia come particella che come onda. E questa sarebbe una vera contraddizione. Se non che, non è stata osservata attraverso lo stesso strumento, ma attraverso due strumenti diversi è apparsa in due modi diversi. Quindi questo significa che probabilmente l'elettrone non è né una particella e né un'onda in sé per sé. E probabilmente l'elettrone nella sua realtà effettiva è un'idea, nella sua essenza. Poi le sue manifestazioni sensibili possono essere e particella e onda. Ora, non è una contraddizione che a uno strumento appaia come particella e a un altro come onda, perché due strumenti diversi costituiscono due condizioni diverse. Sarebbe una contraddizione reale se allo stesso strumento, che sarebbe quindi lo stesso riferimento, apparisse in due modi opposti, e questo non può accadere. E questo è stato rilevato, infatti anche gli esperimenti poi contrari a questo, come quelli di Kästner, hanno dimostrato appunto che non avviene una violazione di quel principio.
E qui quindi la particella non appare come onda e come particella allo stesso strumento. Perché parlo di stessi riferimenti? Perché il principio di non contraddizione aristotelico dice proprio questo, dice che due particelle, il principio di non contraddizione aristotelico dice che una stessa cosa non può avere proprietà opposte che si escludono a vicenda simultaneamente sotto il medesimo riferimento. Ecco perché ho messo in mezzo il concetto di due strumenti diversi. Bene, quindi non bisogna cadere subito, diciamo, nel dubbio che i paradossi o la meccanica quantistica mettano in discussione la razionalità del reale. Mettono in discussione, semmai, l'idea che il mondo sia separato dalla coscienza. Perché è più logico e più razionale, anzi io direi è esclusivamente razionale se andiamo veramente a confrontarci con un pensiero logico rigoroso come quello di Severino, superiore per rigore a quello della matematica e della scienza, perché a differenza della matematica e della scienza, che non si fondano direttamente sull'evidenza primaria, ma la presuppongono in modo inconsapevole e quindi sbagliano, e si basano esplicitamente su premesse arbitrarie, infondate, che spesso poi sono state sbagliate e hanno portato agli assurdi paradossi come l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi. E il paradosso del barbiere di Russell, del mentitore, di tutti questi esempi, appunto, che mostrano la dimostrazione per assurdo e che quindi la logica funziona sempre, ma porta ad assurdi se si parte da premesse infondate assurde. Ecco, a differenza della matematica e della logica, per cui vale il limite del teorema di incompletezza di Gödel, per la filosofia autentica severiniana, ecco che non c'è tutto questo problema perché si parte da un presupposto, da una premessa evidente, non ipotizzata e infondata o peggio ancora sbagliata, ma da un'evidenza primaria che è quella dell'opposizione universale del positivo e del negativo, di cui quella tra essere e nulla è una specificazione.